Ehi là Pokéfanatici, io sono Dlarz, bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Zaffiro Alpha Extreme Randomizer Nuzlocke. I titoli belli lunghi. In questo episodio andremo ad esplorare il percorso 116 in cui abbiamo già fatto una cattura e poi ovviamente ci sposteremo nella nuova città, quindi dovremo tornare tipo indietro, ma ok. Prima di cominciare ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, tanti 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 bei mi piace qui sotto. E adesso andiamo ad affrontare questi allenatori lasciati in sospeso. Salve! Come andiamo? Soliti bulletti in erba, in tutti i sensi in erba comunque. Non solo perché sono dei novellini. Oh mio Dio. Sì, se poi mi mandi Excavalier, comunque qualche problemino io me lo faccio. A che livello dovresti avere i Pokémon? 7? Ah, ok, va bene, almeno un sospiro di sollievo. Io direi di provarci, dato che comunque abbiamo Bracere dalla nostra. Valchiria! La tua prima lotta e hai shottato! Complimenti, sei partita meglio di altri. Livello 13, perfetto. Ne approfitto anche per rispondere ad alcuni vostri quesiti. Mi avete detto, Dlanz, ma Valchiria è ispirata a Clash Royale? No, avete sbagliato, nessuno ha azzeccato tra l'altro, nessuno ha azzeccato a cosa è riferito il soprannome, quindi. Allora, intanto calmamente, che sarebbe anche buono, però contando che ho tutte mosse fisiche, facciamo che saltiamo. No, aspetta, cosa stai facendo? Ti ho detto di no, ora stavo per levare oltraggio, esci. Non voglio, no, no, sì. Perché mi chiedono 3.000 conferme? Ok, dicevo, vi lascerò un altro indizio per vedere se indovinate a cosa è riferito il soprannome Valchiria. Allora, intanto qui tutti che vogliono imparare mosse. L'acerboso potrebbe essere utile in effetti, però va in base al peso, quindi facciamo di no. Blocca, ok. Nessun altro? Meno male. Intanto cambiamo Pokémon perché ci stanno per mandare Mudkip, mandiamo Adrian. Allora, soprannome Valchiria. Indizio. L'evoluzione finale di Fennekin è Delphox, che diventa un Pokémon ispirato a un mago o una maga, no? Che fa le magie, la bacchetta. Quindi, tenete in mente mago, maga, tenetelo in mente. Valchiria. È già troppo. Non è Clash Royale. Vi dico solo che è ispirato allo stesso brand a cui è ispirato il soprannome di Adrian. Quindi ho già detto troppo, basta, 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 basta. Vediamo chi indovinerà. Chi indovina gli metto un cuore. Ovviamente è il primo che indovina. Intanto troviamo una bella pozioncina. Continuiamo a sgattaiolare per l'erba. Oh, ma salve, pigliamosche, bello. Dai, mandami qualche Pokémon coleottero per davvero, così con Valchiria te lo butto giù. Quillfish, perfetto. Quello che non dovevi mandare, un tipo acqua. Vabbè, anche se è Quillfish, insomma, non è che mi preoccupi molto la sua presenza. Ma volendo potrei rischiarmela con Comete, ma non lo farò. Infatti vorrei mandare Bruce. Mandiamo Bruce, dai. Adesso mi fa una mossa di tipo ghiaccio. E quindi ciao Bruce. Ah, inoltre mi avete anche chiesto, Glarz, ma la regola del Pokémon Shiny, che se va KO puoi resuscitarlo una volta, la userai? No, perché mi sembra troppo facile, se no, quindi non penso proprio. Io faccio una mossa a caso, tanto adesso mi fa sub, io non voglio cambiare Pokémon. Quindi comunque se dovesse andare KO un Pokémon Shiny, lo deposito lo stesso, ragazzi, se no è troppo facile. Lo so che uno shiny sarebbe difficile dirgli addio qualora dovesse andare KO, però sono le regole, non scegli di fare una Nuzlocke se sei debole di cuore. Ma guarda lui come insiste con Sub. Allora, Quillfish, hai finito di rompere le scatole o devi continuare? Non lo so, dimmelo tu. Beccata! Tu, Bruce, dovresti imparare qualche mossa nuova, eh? Qualcosina di carino. Prossima scelta, Swablu. Swablu, Swablu. Cambio, metto Omega direttamente.
E poi ho visto che la cosa dei soprannomi invertiti, cioè soprannomi femminili per i maschi e soprannomi maschili per le femmine, vi è piaciuta, quindi se ci staranno bene continuerò a farlo. Adesso trovo tipo uno Slay King maschio e lo chiamo principessa. No, sarebbe troppo. Decisamente troppo. Elgiem, oddio, Pokémon veramente strani. Dai, facciamo fuori anche gli alieni con oltraggio! Sbam! Ah, si è confuso. Ma mi sa che sono finiti i selvatici. I selvatici, vabbè. Valkyria al 14. Sono finiti i Pokémon dell'avversario? O sbaglio? Fuoco al colpo, Valkyria. Direi assolutamente di sì. Al posto di Attaccalite. Guarda quante mosse vuole imparare Valkyria. Bruce livello 15. Sconfitto José piglia mosche. Papparà. Se non sbaglio ci dovrebbe essere il tunnel. Com'è che si chiamava? Monferro? Menferro. Perché collega Mentani a Ferrugipoli, quindi avrebbe anche senso. Sì, comunque non gioco a un gioco di terza gen veramente da tanto. Dal 2015, in cui ho finito la mia serie sul Rubino Omega. Sono passati 3 anni, infatti alcuni dettagli non me li sono ricordati. Allora, Corsola, se la smettete magari di mandarmi Pokémon acqua, sempre, quando ho davanti Fennekin, mi fate un favore. Proviamo fuoco al colpo. Bene, pioggia danza! Ok, meglio pioggia danza di, non lo so, Surf. Finiamo con comete. Tu mi fai vedere la pioggia, io ti faccio vedere le stelle. Guarda come sale velocemente di livello, tra l'altro. Oh mio Dio. Sale super veloce. Allora, chi è rimasto di qua? Intanto non sto beccando selvatici. Miracolosamente. Montanaro con Poliwrath. Oh mio Dio, non è bastato già l'incontro con Poliwhirl Shiny nel primo episodio? Devo affrontare tutti i miei amici. Ok, con Poliwrath ti devo assolutamente cambiare, proprio subito. Andiamo Adrian. Adrian, vedi di andare a segno con Vorticerba, eh? Che nello scorso episodio mi hai fatto arrabbiare parecchio. Bolla. E io assorbo acqua, oh mio Dio, nemmeno a farlo apposta. Vai, Vorticerba. Potrei usare anche caduta libera, perché sarebbe super efficace. Ma non avrei lo stab, quindi preferisco Vorticerba. Livello 17. Mi avete anche chiesto se le evoluzioni dei Pokémon sono randomizzate. No, non sono randomizzate. Però in futuro potrei fare una serie extreme dove potrei randomizzare anche le evoluzioni. Non lo so, vedremo. Perché è una cosa che non ho ancora mai fatto e vorrei iniziare a farla prima o poi. Marip, lasciamo sempre Adrian. Beh, in effetti potrebbe essere sia divertente e sia uno svantaggio. Insomma, magari che ne so, catturi. Non lo so, un Charmeleon. Sei lì per farlo diventare Charizard, lo so, l'esempio è stupido, però è la prima cosa che mi viene in mente. Giusto perché so che Charizard è molto popolare. Charmeleon si va a evolvere in modo randomizzato e si evolve in. Non lo so, Nuzleaf. Ci rimarrei un po' male, in effetti. Di qua si può andare ad affrontare altri allenatori, ma c'è bisogno di taglio. Che io non ho assolutamente intenzione di insegnare ad uno dei miei Pokémon. Oh mio Dio, ridatemi i miei. Chiama passaggi, poche passaggi. Ridatemeli per favore. Che brutti i tempi quando c'erano ancora le MT. Ah, se c'è una cosa dei giochi Pokémon del passato che sono contento di aver salutato, di essermi lasciato alle spalle, sono le MT. E se andate a vedere tipo un mio video del 2016, tipo 5 cose che vorrei e che non vorrei in Pokémon Sole e Luna, quindi prima ancora di scoprire i pochi passaggi. Avevo detto che avrei voluto degli strumenti da utilizzare proprio da parte dell'allenatore senza aver bisogno dei Pokémon per tagliare gli alberelli, rompere le rocce, scalare le montagne, scalare le cascate. Ci hanno accontentato in parte con i pochi passaggi. Comunque no, le MT non si possono veramente vedere. E qui abbiamo una cattura che possiamo fare. Quindi vediamo un po' quale sarà la cattura del tunnel Menferro. Un bel Pokémon, dai! E vai con lo shiny di nuovo! Era da un po' che non usciva uno shiny
come primo Pokémon di un percorso. Shiny Magmortar, ragazzi! Con Piovischio! Con Piovischio! No, ok, lo devo prendere. È rosa, ragazzi, è rosa. Allora, che cosa gli faccio? Livello 7, ho paura di farlo fuori. Facciamo comete, dai, non dovrei togliergli molto. Oh, Fennekin, ti raccomando, eh. Bravo, Fennekin, bravo. Adesso gliene facciamo un altro. Non fare brutto colpo, anche perché gli togliamo la vita precisa che ci serve. Ok, bravo Fennekin. Visto, Bruce, prendi esempio. Non si fanno fuori gli shiny. No, no, no. Vai con la Pokéball. Un altro shiny squadra. Anche se ho già un tipo fuoco, ma chi se ne frega. Uno. No, 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 no. No, no. Devi entrare, eh. Ma non hai altre mosse all'infuori di presa? Oddio. Ho paura che abbia delle mosse super stupide. Però è uno shiny, ce lo prendiamo lo stesso. Sto già pensando al soprannome. Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Oh, vedi di entrare, eh? Andiamo, intanto mi prude il naso. Mi si stanno attivando i sensi di ragno. Allora, quelli erano alla testa, non al naso. Guardalo, come oppone resistenza. E l'ho pure lasciato a vita rossa. No, ragazzi, se non lo prendo perché mi finiscono le Pokéball, veramente quitto la vita. Quitto dalla vita. Dai, andiamo, Magmortar, per favore. Sii ragionevole. Sii ragionevole. No, vabbè, nemmeno fosse un leggendario, ragazzi. Intanto mi sta decimando la squadra, più o meno. Vuoi entrare o no? Muoviti! Vai, uno. Due. Yes! Yes! Con tre Pokéball rimanenti, anzi due, tolta questa. Oh mio Dio, ragazzi, abbiamo uno shiny in squadra, uno shiny in squadra. Ne avrei potuti avere tre, ma Bruce è stato cattivo. Magmortar, rosa, ragazzi, rosa. Sì, allora, il soprannome sarà questo. Come vedete, Magmortar ha tipo il muso da papera, cioè c'ha il becco tipo. E dato che è rosa, e c'era la moda delle ragazze tipo nel 2009-10 di fare la foto con la funcia, tipo con la bocca a papera, tipo così, lo andrò a chiamare, ed è rosa, quindi, cioè, pure se è maschio non me ne frega niente, è rosa, lo andrò a chiamare Duckface. Attenzione, evoluzione! La prima evoluzione, ragazzi. Ma allora sono randomizzate! Ma allora sono randomizzate! Non lo sapevo! Ma Mad Phoenix mi aveva detto di no! No! No, ragazzi, va bene, mi va bene lo stesso, comunque. Perché dopo che me l'avete chiesto nello scorso episodio di mettere le evoluzioni... No, io non lo sapevo, infatti ho detto all'inizio dell'episodio, ho detto, ragazzi, dai, la prossima volta lo farò. Sono randomizzate! Ok, la cosa ci può stare, perché con un nuovo Pokémon fuoco in squadra, con due Pokémon me ne sarei fatto niente. Oh, ehi, ehi! E adesso, ragazzi, abbiamo un Lipard... Abbiamo un Lipard. Valkyria è diventato un Lipard. Che comunque ci sta sempre bene il soprannome femminile. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo perso lo stab. Ragazzi, ci sono le evoluzioni randomizzate. Siete contenti? Siete contenti? Lasciate un mi piace allora. Oh mamma mamma mamma. Non me l'aveva detto Mad Phoenix. Non me l'aveva detto, vi giuro. Per questo vi ho detto all'inizio, ragazzi, non ci sono. Perché sapevo che non ci fossero le evoluzioni randomizzate. Invece ci sono! Ah. Mi piace. Peccato che comunque gli altri Pokémon che abbiamo in squadra... Ah no, c'è Grovyle! Che si deve evolvere.
Allora, Ivi, io ti faccio fuoco al colpo. Ciao, Lipard, intanto. Sei un po' cambiato. Mi ricordavo che fossi un po' più rosso e piccolo. E quindi i soprannomi acquisiscono proprio un significato. Cioè, adesso non c'entra più niente, Valchiria. Però va bene, cioè. Vai con Comete. Non ho mai avuto un Lipard in squadra. Con le evoluzioni randomizzate ci sarà la prima volta di molti Pokémon, secondo me. Come se le randomizer non fossero abbastanza. Omega livello 17. Comunque c'è una strana ombra dietro la recluta, vedete? Una roba strana. Mi avete anche suggerito diversi nomi per questo nuovo Team Hydro. Mi avete detto di chiamarlo Team Blaze Hydro, Team Hydro Magma, Magmidro, Fake Hydro, tante cose. Team Flare 2. Robe assurde. Per adesso lo chiamerò Team Fake Hydro. Che ci sta, in effetti. Di qua poi possiamo rompere solo con Spaccaroccia venendo da Mentania, ma se ne parlerà dopo la terza palestra. Vediamo tra l'altro che altri Pokémon si sarebbero potuti trovare qui. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, ragazzi. Charizard. Vabbè, sono contento di non aver dovuto catturare Charizard perché... cioè, l'ho usato 3000 volte. Anche basta, direi, Charizard. Voglio usare Pokémon nuovi. Ok, adesso si può tornare a scavare. E vai! E io mi devo rifare tutto questo percorso. Vai che non escono i selvatici! Che portento, ragazzi! Dov'è lo scienziatucolo? Scienziatucolo? Scienziato? Salve, scienziatino! Sì, ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravissimi. Mega Ball! Grazie, mi sarebbe servita la Mega Ball per quel Magmortar. Per fortuna che è entrato lo stesso. Adesso andiamo alla Devon, mi ero dimenticato di questo particolare. Andiamo ad incontrare il signor Petri. Vai, andiamo. Oh, ma salve. Pierangelo Petri, il padre di Rocco. Molti Pokénav, adesso abbiamo la funzione Navitalk. Ok. E adesso dobbiamo consegnare questa lettera a un ragazzo di nome Rocco che si trova a Bluruvia. Ed è proprio lì che siamo diretti adesso. Ma tanto queste cose le sappiamo già. Dobbiamo andare dal signor Marino che ha un cottage e farci portare da lui con la sua splendida nave. Che poi non è una nave, è tipo un motoscafo o una roba del genere. Poi perché devo scendere da solo di sotto? Scusatemi. È lui che mi ha portato sopra! Fammi scendere! Fammi scendere subito! Oddio, guardate che figata il pavimento. Oh, mamma mia. È proprio un posto in cui vorrei abitare. Oh, ma guarda chi c'è, il nostro amico, la nostra amica. Da questa parte c'è un nuovo percorso, il percorso 115, ma non so se ci sia accesso all'erba alta, perché in quel caso potremmo fare catture, ma io non credo. No, erba alta mi sa che non c'è di qua. Forse, ecco, c'era uno strumentino. Erba alta niente, avremmo bisogno... di una canna da pesca per poter fare un encounter selvatico. Però ci prendiamo questo zinco che male non fa. Rieccoci sul percorso 104, pronti ad andare dal signor Marino, che non è fuori ma è dentro. Ah sì, giusto, che si fa inseguire da Pico. O è lui che lo sta inseguendo, non mi ricordo. Cioè, è una scena bruttissima, tipo... ehi Pico, vieni qui che ti devo dare la medicina! E c'è Pico che scappa e fa... no! Tipo una cosa del genere. Sì, signore? Dai, mi porti... no, no, volevo andare a Bluruvia! Allora, se mi porta a Bluruvia, le prometto che le compro il giornale, eh? Affare fatto. Si parte! Andiamo all'avventura, Pico!
E Pico c'è, cioè, tipo adesso gira e se ne scappa via lontano, dove non potrà mai più essere trovato dal signor Marino. Esatto, lo sto facendo! Tipo, addio vecchiaccio! Eccoci qui a Bluruvia, Bluruvia, che è una città un po' minuscola, ma almeno c'è la palestra. Bluruvia, una minuscola isola nel mare blu. Di qua cosa c'è? Circolo di Bluruvia, scambio di informazioni per tutti, ok. E di qua abbiamo anche il percorso, se non sbaglio, percorso 106, dove ci sono già degli allenatori, ma non li faremo oggi, perché per oggi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, ricordatevi di lasciare un bel pollice in su, e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!